Edizione provinciale della nostra informazione sportiva, ben ritrovati. Dedichiamo questa edizione interamente al rugby femminile perché ho qui il piacere di avere in studio Antonio Pedone, presidente Bees Rugby Bisceglie, e il capitano Anna Maria Gian Gregorio, capitano delle Bees Rugby Bisceglie. Ben ritrovati e benvenuti. Grazie, ciao, grazie dell'invito. E allora iniziamo dal presidente, perché c'è questa realtà che ormai ha centrato la Serie A femminile ed è una realtà che coinvolge però non soltanto la città di Bisceglie, bensì un po' tutta la Puglia. Press. Sì, assolutamente, si legge Bisceglie, ma dietro Bisceglie c'è tutta quanta la Puglia. Abbiamo il piacere, insomma, di avere in squadra ragazze che vengono da praticamente ogni parte della Puglia, da San Marco in Lamis fino a Gioia del Colle. Ci manca solamente la parte del Salento, ma per problemi logistici insomma è un po' più complicato, però sì, è bello raggruppare sotto il nome di Bisceglie tutta quanta la Puglia e il movimento rugbistico femminile. Intanto stiamo vedendo le immagini, ringraziamo Bisceglie Sport, Mino Dell'Orco, per queste immagini, anche perché abbiamo proprio la visione di quello che succede, Anna Maria, durante queste sfide. Intanto ti chiedo, tu da capitano, che termometro hai della situazione rispetto a queste ragazze? Il termometro segna alte temperature. No, in realtà devo dire che sono veramente contenta di essere capitano del Bisceglie Rugby, soprattutto sono molto orgogliosa, anche perché, come diceva prima il presidente, è una realtà che è riuscita ad inglobare tutte le squadre vicine, e devo dire, trovarsi a passare dall'essere rivali, come possiamo vedere dalle immagini, al giocare insieme è stata un'esperienza, devo dire, da un certo punto di vista sì, abbastanza complicata, però alla fine ci siamo riuscite. Ogni giorno cerchiamo di fare il possibile per cercare di amalgamare il gruppo e giocare insieme. Alla fine l'obiettivo è quello, giocare al rugby. Voi vi allenate al Di Lido e poi giocate al Ventura. Esatto, sì, ci alleniamo due volte a settimana al Di Lido, il mercoledì e il venerdì. E finalmente giocheremo al Ventura, la nostra prima giornata di campionato. Fra poco parleremo anche della prima davanti al pubblico amico. Vorrei però parlare di quella che è la disponibilità rispetto anche alle gare disputate, presidente, perché questo è un campionato che sta andando avanti un po' a singhiozzo, come dicevamo, a telecamere spente. In che senso? Sì, abbiamo avuto insomma qualche difficoltà logistica, ovviamente, per disputare delle partite di rugby. Abbiamo chiesto la disponibilità dello stadio principale di Bisceglie, che è il Gustavo Ventura, e quindi insomma abbiamo dovuto riadattare anche il campo per il rugby, quindi con l'installazione dei pali. Non è stato semplice, quindi questo ci ha costretto comunque a rinviare alcune partite interne. Al momento infatti abbiamo dovuto giocare solamente due partite, tutte le due le partite in trasferta. Bisceglie è un po' un paese che vive di calcio, perché ci sono addirittura due club che rappresentano il campionato di Serie D e quello d'Eccellenza, però c'è un bel movimento che riguarda il derby, che riguarda il rugby. Secondo lei, presidente, si può fare qualcosa di più? Assolutamente sì. Servirebbe maggiore attenzione da parte un po' di tutti quanti. Ecco, un occhio di riguardo nei confronti degli sport minori, non solamente nei confronti del rugby, ma tutti quegli sport che comunque fanno un po' più fatica ad emergere e che magari non appartengono alla nostra cultura. Il calcio piace a tutti, è sicuramente il nostro sport principale, però ci sono tanti altri sport. Il rugby è una dimostrazione di uno sport che raccoglie qualsiasi tipo di atleta. Quindi l'invito è a tutti quanti, è quello di avvicinarsi a questo sport fantastico, dove i valori sono dei valori sani, ed è quello che cerchiamo di promuovere ogni giorno con la nostra scuola rugby e con la nostra squadra femminile. Anna Maria Gian Gregorio, c'è fermento soprattutto perché in questo avvio di campionato l'avete spuntata, esordio col botto, come si suol dire. Sì, hai detto bene. Alla nostra prima partita di campionato siamo riusciti a vincere in trasferta, e devo dire è stata un'emozione grande, perché alla fine, come ci diciamo sempre noi, siamo la Cenerentola di questo campionato, quindi cercare di giocare con una squadra sicuramente molto più esperta di noi, con
un'esperienza maggiore, e vincere è stato qualcosa che è servito veramente ad alzare il morale di tutte noi, a capire che comunque ci siamo un bel gruppo, ce la possiamo fare, possiamo dire la nostra. La più forte chi è? Vogliamo dire la Juventus della situazione del rugby femminile, come si chiama? Nel nostro campionato, sì. E sicuramente le squadre romane, cioè una squadra romana bella, bella tosta, però alla fine possiamo dire la nostra anche noi. Beh, in termini calcistici si dice che la palla è tonda, nel vostro caso non si può dire che sia proprio tonda, però magari il principio è lo stesso. Presidente, esiste una scuola di rugby femminile, anche le più piccole, qualora volessero approcciarsi a questo mondo? Sì, una scuola rugby, insomma, non solo femminile, anche maschile, per tutte quante le categorie. Noi prendiamo da ragazzine e ragazzine dai 4 anni in su, e arriviamo fino ai 17-18 anni, che poi è l'età dove il passo successivo è quello di giocare nella squadra seniores. Quindi sì, abbiamo la nostra scuola rugby che si allena sul campo del Donuva a Biceglie, due volte a settimana, il mercoledì e il venerdì, un invito ulteriore è proprio a far avvicinare i giovani e le giovani rugbiste a questo sport, come detto prima, dai valori sani. Adesso, ecco, con Anna Maria vorrei parlare fisicamente, già che siamo donne, ecco, il Presidente può parlare quanto vuole, però sostanzialmente è uno sport, una disciplina da uomini, maschia, come si suol dire. Quali sono i pericoli per una donna nell'approcciarsi al rugby? Il pericolo principale penso sia quello di appassionarsi. Bel pericolo. Questo è il pericolo principale. Sì. A parte questo non ci sono delle grosse limitazioni. Alla fine parliamo tanto di parità di genere in questi tempi e cioè è giusto che se ne parli anche in ambito sportivo. Non esistono sport da uomini, non esistono sport da donne, alla fine esiste lo sport, esiste il rugby. Il rugby è uno sport per tutti, anche per le donne. Le anche donne come possono dire la difesa? Capitano? Oddio. Sicuramente il rugby, posso parlare per esperienza personale adesso, mi ha aiutato tanto ad avere una maggiore stima e sicurezza, soprattutto ad avere maggiore fiducia di me stessa. Quindi il rugby aiuta a prendere consapevolezza di sé, del proprio corpo, delle proprie potenzialità, e in questo mi ha dato veramente tanto. Ecco, abbiamo parlato di campionato un po' a singhiozzo, Presidente. Non ci sono novità rispetto alla Coppa Italia, ad altri appuntamenti, però c'è questo Seven famoso che rappresenta il rugby a 7. C'è sì. Questo all'orizzonte, vero? Sì, l'idea della federazione è quella di concludere il campionato di Serie A entro marzo, poi ci sarà la pausa del Sei Nazioni e successivamente dedicare la parte finale della stagione al rugby a 7, che poi è lo sport olimpico, quindi una ulteriore vetrina per il nostro sport, e su cui è giusto sicuramente puntare. E allora, l'obiettivo della federazione, Presidente, adesso con lei, è quello di arrivare a fine marzo, giusto? Di completare questo campionato. Sì, solitamente nel passato era diluito su tutta quanta la stagione, quindi si arrivava anche fino a maggio. Quest'anno hanno cambiato la formula proprio per ravvicinare le partite e quindi tenere sempre il ritmo degli allenamenti e delle partite, e poi dedicare la seconda parte a qualcosa di nuovo e a cui è giusto dare spazio. Ad Anna Maria Gian Gregorio chiedo se ci sono delle belle storie da raccontare, magari di atlete che fanno tanti sacrifici pur di allenarsi e di giocare. Sì, ce ne sono, siamo tante, alla fine siamo più di 30 ragazze, quindi ci sono tante belle storie da raccontare. In particolare voglio parlare di due nostre mamme che saluto, e che sono Claudia e Alessia, e che veramente ci mettono tantissimo, nonostante gli impegni di lavoro, nonostante insomma il dover accudire le bambine, comunque sono sempre con noi sul campo, quindi sono contentissima di averle tra noi. Benissimo, quindi due mamme all'opera. Adesso parliamo, Presidente, dell'impegno che più interessa sia voi, ma se vogliamo anche gli appassionati, non solo biscegliesi, vale a dire il prossimo impegno di campionato. Quando sì. Si terrà? Allora, il 28 novembre allo Stadio Gustavo Ventura di Biceglie alle 14:30.
Per noi è una grandissima emozione e soddisfazione, perché dopo tanti sacrifici, dopo tanti sforzi, sbarchiamo nel rugby, quello importante, quello della Serie A, che non è mai stato giocato qui in Puglia, e per la prima volta in casa a Biceglie. Quindi un invito a tutti quanti a venire a vedere la nostra partita e a tifare per le nostre ragazze, perché ne avranno sicuramente bisogno, e sono sicuro che non ve ne pentirete. A che ora si giocherà? 14:30? Quindi sì. L'ingresso è libero per tutti? L'ingresso non libero, c'è un biglietto? Ingresso libero, sì, non nessun biglietto. E allora, prima di chiudere e di salutarci, parola al capitano, un consiglio per chi si volesse approcciare a questo sport. Il consiglio è semplicemente quello di provare. Alla fine, come è successo per me quando ho iniziato a giocare al rugby, non sapevo di che cosa il rugby si trattasse, non avevo la minima idea, però alla fine mi sono detta proviamoci. Ed è quello che dico a tutti alla fine, provare e poi iniziare a vedere un po' come fa. Alla fine, come ho detto prima, è uno sport che aiuta tantissimo, a me è servito tanto e io sono appassionata, quindi sicuramente si noterà il fatto che parlo a favore, però sì, proviamo. Beh, uno spot migliore non poteva esserci, Presidente. Allora, appuntamento il prossimo 28 di novembre allo Stadio Ventura a 14:30 per dare sostegno a queste ragazze che hanno centrato la Serie A e che tanto meritano il calore dei bicegliesi e non solo. In bocca al lupo, capitano. Vive il lupo. In bocca al lupo anche il Presidente, e continuate con questo progetto. Perché la Puglia ne ha bisogno. Ed è tutto per l'informazione provinciale. Appuntamento questa sera alle 20:30. Arrivederci.